Possiamo procedere procedere con le con le domande. domande, direi Iniziamo da quelle mettiamo da quelle facili, facili direi, direttamente, complicate, complicate. e soprattutto da quelle Soprattutto di da quelle di carattere carattere operativo, operativo. Abbiamo già detto delle richieste, diciamo, delle comunicazioni con motivi di esclusione, delle tempistiche, non penso ci sia molto da aggiungere. Invece ci viene richiesto se ci sarà un'esplicita comunicazione per le iniziative messe in posizione utile a partire dalla quale si avviano i termini per l'entrata in esercizio o se fa fede la data di pubblicazione della graduatoria. Allora, come nelle precedenti procedure, la data di ammissione in graduatoria è data dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Quindi non è prevista un'esplicita comunicazione di ammissione in graduatoria. Questo contenuto che ho appena ribadito è presente nei bandi, nel regolamento operativo, e quindi è una esplicita previsione Visione del regolamento e dei regolamento bandi, dei anche perché bandi, non avrebbe senso ribadire un contenuto in una lettera standard che riporti solo l'informazione rispetto all'ammissione. Come dicevo, ben diverso è il caso degli impianti esclusi. Bene. La seconda domanda, per un impianto eolico ammesso in posizione utile che abbia richiesto quale tariffa offerta, quella del DM 2016, ma ci chiede l'operatore, nel caso non entrassi in esercizio nel termine di un anno dalla entrata in vigore del decreto, perderebbe il diritto agli incentivi o semplicemente gli sarebbe applicata la tariffa del DM 2019, quindi perderebbe semplicemente la possibilità di accedere alla tariffa del precedente decreto? Allora, un soggetto che Allora, si sia iscritto dichiarando la tariffa del 2016 ai fini della formazione della graduatoria ha partecipato con una tariffa più alta. Quindi, qualora non riuscisse a entrare in esercizio nel termine previsto, accederebbe agli incentivi con una tariffa inferiore a quella che l'ha posizionato in graduatoria. Sulla base di questa considerazione, è auspicabile che il soggetto che si è iscritto abbia quindi comunque il diritto a rimanere in posizione utile perché non ha avuto nessun vantaggio dal ritardo nell'entrata in esercizio e comunque quindi che mantenga la sua posizione utile, ma che acceda agli incentivi con le tariffe 2019, sulla base del fatto che le tariffe 2016 sono previste solo per gli impianti che entrano in esercizio entro un anno. Un'altra domanda interessante, sappiamo che da questo decreto è previsto tra i requisiti per la partecipazione anche la validazione dell'impianto sul sistema Gaudì. Ci dicono che un impianto validato in Gaudì prevede l'identificazione di specifiche macchine. Può essere che in fase di realizzazione si vogliano cambiare le macchine, sempre ovviamente in accordo con l'autorizzazione. Questo comporta riportare in Gaudì l'impianto in stato bozza e poi procedere con una nuova validazione. Tutto questo potrebbe essere un problema per quanto riguarda il possesso del requisito o semplicemente come anche per il ad esempio per la soluzione del Tipo, dicendo appunto che che l'impianto venga realizzato in coerenza con il progetto autorizzato. allora, per quanto riguarda il requisito di Gaudì validato, è chiaramente una previsione del decreto che, come anticipavo nella presentazione, è legato ad avere una conferma del fatto che il preventivo e quindi la disponibilità della rete per quel progetto ci sia all'atto della partecipazione alla procedura concorsuale. Nonostante il fatto che il preventivo sia disponibile alla data di partecipazione, è un vincolo tale da determinare un diverso posizionamento in graduatoria.
Quindi se la soluzione di connessione o le macchine vengono variate tra la fase di iscrizione alla procedura concorsuale e l'entrata in esercizio, di per sé non costituisce un vincolo. Chiaramente le modifiche non devono essere tali da determinare degli impatti su quelli che sono i criteri e i requisiti che hanno consentito all'impianto di essere in quella posizione. In questo decreto, molto meno che nei precedenti, ci sono delle modifiche tali da determinare degli impatti significativi sulla graduatoria. Ad esempio, nei precedenti decreti la data del titolo autorizzativo costituiva criteri ai fini della formazione della graduatoria e quindi c'era una necessità stretta del fatto che le modifiche effettuate sul progetto fossero riconosciute non sostanziali da parte dell'ente. In questo decreto questo vincolo è meno marcato, non è altrettanto evidente, fermo restando che adesso faccio un esempio chiaramente ragionando per assurdo: se la modifica determina il fatto che un impianto presentato come eolico poi viene realizzato come fotovoltaico, questo potrebbe poi rivelarsi effettivamente un problema ai fini del mantenimento della posizione utile conseguita ai fini della graduatoria. Bene. Altre domande di carattere, diciamo, operativo ai fini dell'iscrizione. Ci viene richiesto, ad esempio, nel caso in cui abbiamo parlato del fatto che per quanto riguarda i titoli autorizzativi che si consolidano con una comunicazione, semplice comunicazione all'ente, è necessario appunto fornire evidenza della comunicazione e soprattutto della ricezione da parte dell'ente. Ci viene richiesto talvolta la CIA o la DIA o la CILA possono essere dei file firmati digitalmente P7M, mentre la ricevuta è un semplice PDF. In questo caso, come si può procedere per il caricamento a portale? Allora, su questo singolo aspetto abbiamo fatto anche delle valutazioni su quelli che sono gli impatti nell'applicativo. E soprattutto in quello che è poi stata la valutazione in istruttoria che abbiamo fatto già negli impianti che si sono presentati nella prima procedura. Come ho evidenziato, almeno ai fini dell'istruttoria, è per noi imprescindibile avere l'evidenza dell'attestazione da parte dell'ente di ricezione della CILA e della SCIA, ancor più dell'evidenza che la stessa sia stata sottoscritta e firmata digitalmente. Un'impostazione che sicuramente è preferibile è quella di creare un unico file PDF da caricare nello specifico slot, da cui sia possibile quindi esumere che la CILA è stata presentata nel termine previsto. E che quindi l'ente abbia ricevuto il fascicolo, rinunciando, sappiamo, al fatto che la stessa è stata poi inviata in formato P7M. Sono in corso delle valutazioni dell'applicativo, ma ragionevolmente il livello di complessità e istruttori in questi casi, qualora dovesse consentire la possibilità di associare a una singola fattispecie di documento più documenti, determinerebbe comunque il sovrapporsi e ricorrere poi di valutazioni per le quali dovremmo anche fare un approfondimento in termini di analisi, cioè potremmo poi arrivare a definire sul singolo documento una parte conforme, una parte non conforme, quindi è preferibile che il giudizio su quel singolo requisito sia uno solo. A livello operativo, per quanto riguarda l'iscrizione, ci viene chiesto se a valle della presentazione della richiesta è possibile effettuare delle integrazioni o delle modifiche alla domanda una volta completato l'invio. Per rispondere a questa domanda mi ricollego a quello che ho appena detto, nel senso che ci sono intanto dei vincoli che non sono proprio superabili, nel senso che il decreto è strutturato in modo che i costi di istruttoria, ad esempio, siano commisurati alla potenza dell'impianto, la possibilità di istradamento, di partecipare a un aggregato, siano vincolati a dei dati preliminari che vanno cristallizzati, quindi consentire
un'integrazione alla documentazione in qualsiasi fase del processo diventerebbe poi particolarmente oneroso anche in termini di tracciabilità dello stesso. Prima, per esempio, ho fatto riferimento al pagamento dei costi di istruttoria. Quindi una specifica domanda è associata a uno specifico numero FER, rispetto a quel numero FER vengono poi predisposte tutta una serie di dichiarazioni di format che, qualora poi venissero variati i dati che determinano poi la creazione di quello specifico format, impedirebbero di completare la procedura. Quindi potremmo trovarci, consentendo integrazioni nell'ambito del periodo di presentazione che modifica i dati, ad avere un impianto che a valle di modifica è sotto la potenza prevista per la presentazione di fideiussione, ma al quale abbiamo già generato un format di fideiussione. Quindi questa necessità di cristallizzare i dati a una specifica richiesta è un vincolo tecnico e di decreto che difficilmente potremmo superare con degli sviluppi di applicativo. Non di meno, ribadisco che almeno per quanto attiene ai costi di istruttoria è specificato nel regolamento operativo che, sebbene sia necessario ripagarli di nuovo, per chiunque faccia poi una presentazione cosiddetta annulla e sostituisce, quindi in sostituzione di una precedente, è possibile poi riavere, il GS restituirà i costi di istruttoria corrisposti con la domanda annullata. Un'altra domanda è relativa al caso, diciamo, di impianti fotovoltaici installati su coperture sulle quali è rimosso l'etanito all'amianto. Ci chiedono se, per quanto riguarda il titolo autorizzativo, è sufficiente caricare il titolo autorizzativo dell'impianto fotovoltaico relativo all'installazione dell'impianto fotovoltaico, o se serve anche il titolo autorizzativo per l'intervento di rimozione. Allora, per quanto riguarda la rimozione di Eternit e amianto, i vincoli che abbiamo previsto nel regolamento operativo attengono anche per quanto riguarda l'intervento di rimozione alla data di inizio lavori, nel senso che per tutti gli impianti da realizzare che partecipano ai sensi di questo decreto a meno delle eccezioni previste per impianti che hanno caratteristiche per accesso diretto o che abbiano partecipato ai precedenti registri e quindi non nel fotovoltaico, di iniziare i lavori solo dopo essere risultati in posizione utile. Per quanto riguarda la rimozione di Eternit e amianto, è stato previsto che l'intervento di rimozione non sia stato effettuato prima della pubblicazione del decreto. Quindi, per quanto riguarda il titolo autorizzativo che attiene alla sola rimozione dell'Eternit, l'elemento di attenzione è quando questo intervento è stato effettuato. Di per sé non è un documento obbligatorio quello dell'autorizzazione alla rimozione dell'Eternit, che quindi può essere un titolo distinto da quello dell'impianto. Nondimeno volevo evidenziare questo elemento di attenzione. Quindi, se effettivamente il dubbio riguardo alla rimozione dell'Eternit e al titolo autorizzativo con cui la rimozione dell'Eternit è stata effettuata attiene a come questa verrà valutata anche in fase 2, in fase di ammissione agli incentivi. In fase di ammissione agli incentivi, comunque, se non trasmessa in fase 1, in fase di partecipazione al registro, verrà comunque valutato che l'inizio lavori rispetto alla rimozione dell'Eternit non sia stata effettuata in data antecedente alla pubblicazione del decreto. Al netto di questo, ribadisco, non è necessario trasmettere l'autorizzazione per la rimozione dell'Eternit. Passiamo a domande, un paio di domande relative al preventivo. Per quanto riguarda gli impianti in asta, gli impianti meglio collegati in alta tensione, ci viene richiesto se il preventivo di cui è necessario dare evidenza dell'accettazione può fare riferimento alla STMG, la soluzione tecnica generale, o se è necessario in via a trasmettere anche la soluzione tecnica di dettaglio, la STMD. Uh,
Per quanto riguarda la fase di iscrizione e di partecipazione alle procedure concorsuali, è sufficiente la STMG. L'STMD è già una fase successiva all'accettazione del preventivo. Ribadisco, quello che è il requisito individuato dal decreto, attiene alla dimostrazione da parte del soggetto di disporre del preventivo di connessione accettato in via definitiva. Quelle che sono poi soluzioni tecniche di connessione successiva a quella generale, e quindi le eventuali variazioni rispetto alla generale che troviamo nella soluzione di dettaglio, non sono necessarie ai fini di attestare il requisito. Per attestare il requisito è sufficiente appunto che ci sia una soluzione minima tecnica generale. Sempre in tema di preventivo, attenzione, per la domanda in particolare, pongo l'attenzione su entrambi gli aspetti. Ci viene chiesto se come evidenza della trasmissione del preventivo, abbiamo appunto detto che bisogna fornire evidenza dell'accettazione e per fornire evidenza dell'accettazione è necessario appunto che sia stato effettuato, avere la possibilità di verificare che sia stato effettuato il pagamento del contributo per l'anticipo qualora richiesto e della avvenuta accettazione tramite la trasmissione della dichiarazione di accettazione al gestore di rete. Ci chiedono se come evidenza della trasmissione del preventivo di connessione e anche del relativo pagamento è possibile trasmettere lo screenshot della pagina del portale del distributore che evidenzia. Allora, è possibile, segnalo questo come uno degli elementi che poi, soprattutto in fase di valutazione di istruttoria sulle prime istanze pervenute, ci ha messo delle volte in difficoltà, nel senso che lo screenshot può essere sufficiente ad attestare che effettivamente il preventivo è stato inviato, fermo restando che la pagina della quale si fa lo screenshot deve contenere le informazioni relative a quel preventivo, nel senso che se lo screenshot viene effettuato e non c'è il riferimento al codice di rintracciabilità del preventivo, al soggetto che l'ha richiesto, e quindi non è possibile abbinare quello screenshot al preventivo, non abbiamo elementi per effettuare la valutazione. Quindi in alcuni casi uno screenshot di un bel tastone in cui si vede inviato, ma non si vedono le informazioni relative al preventivo, è assolutamente insufficiente a attestare che il preventivo sia stato trasmesso e quindi risulti accettato in via definitiva. Abbiamo parlato di autorizzativi e di preventivo, c'è una domanda che li riguarda entrambi, se vogliamo, cioè ci chiedono qualora la soluzione di connessione prospettata dal gestore di rete preveda la necessità di acquisire specifiche autorizzazioni, è sufficiente ai fini dell'iscrizione al registro e del possesso del criterio di priorità relativo al titolo autorizzativo? Il titolo per la realizzazione dell'impianto, si parla ad esempio di un impianto in edilizia libera, un impianto fotovoltaico in edilizia libera connesso in bassa tensione, per il quale però siano necessarie ulteriori autorizzazioni per quanto riguarda le opere di connessione. Quindi è sufficiente la comunicazione di edilizia libera o sono necessarie anche tutte le autorizzazioni previste dalla soluzione di connessione che è stata prospettata dal gestore e presumiamo ovviamente accettata dall'utente. Allora, per rispondere a questa domanda, mi ricollego a un aspetto specifico e ribadito anche nei precedenti decreti. Il requisito che deve poi dimostrare il soggetto che partecipa alla procedura concorsuale è quello di disporre delle autorizzazioni dell'impianto. Dell'impianto nella sua totalità, che da definizione di decreto è tutto ciò che riguarda non solo la sezione di generazione, ma quella parte di opere di connessione fino al POD, fino alla consegna. Per cui tutto ciò che è parte di impianto fino al POD deve essere autorizzato in fase di partecipazione alla procedura concorsuale.
le opere di un impianto di connessione di rete che non siano di competenza del soggetto o nella sua disponibilità non fanno parte del requisito previsto dal decreto. Logicamente sono consapevole forse di non aver risposto pienamente alla domanda, ma questo perché la domanda è così specifica che appunto meriterebbe un'istruttoria. Credo di aver fornito comunque il riscontro di carattere generale che consente a chi si trova in queste condizioni di valutare se il proprio impianto, quella parte di opere di rete che ha un distinto titolo autorizzativo, sia o meno autorizzato o ricompreso nella comunicazione edilizia libera che autorizza l'impianto. Diversamente, come dicevo, se una parte delle opere di connessione sono una disponibilità del produttore, queste dovranno essere debitamente autorizzate già in fase di iscrizione al registro alle aste. Requisiti per l'iscrizione, ma anche alcune domande per chi è risultato in posizione utile. Ci chiedono in particolare quali potrebbero essere le conseguenze in caso di variante al progetto iscritto al registro o all'asta e appunto risultato in posizione utile, la variante riconosciuta, qualora la variante dovesse essere riconosciuta dall'ente, autorizzata sì, ma riconosciuta come sostanziale. A questo ho risposto prima riferendomi poi alle variazioni sul Censimp, su quelle che potrebbero essere variazioni anche del preventivo di connessione. Ribadisco di per sé, diversamente dai precedenti decreti, varianti al titolo assentite dall'ente anche come sostanziali, non costituiscono motivo di esclusione in maniera esplicita. Perché dico in maniera esplicita e non fornisco ulteriori dettagli? Come dicevo, la data del titolo non costituisce criteri ai fini della formazione della graduatoria, quindi di per sé sono assentite delle varianti che possono essere anche riconosciute sostanziali al titolo. Nondimeno, ci saranno comunque nella variante contenute delle modifiche rispetto al progetto originario che potrebbero comunque determinare il venir meno di criteri o di requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla procedura concorsuale. Chiaramente il vincolo rispetto ai precedenti decreti è più lasco, perché non è strettamente legato alla data di ottenimento del titolo. Nel regolamento abbiamo anche fornito degli esempi di quali sono delle varianti che potrebbero appunto determinare il venir meno della posizione utile in graduatoria conseguita. Fermo restando che, come ribadisco, di per sé non costituisce un vincolo a prescindere, come invece accadeva per i precedenti decreti Ferra. Bene, diciamo, alcuni concetti è bene ribadirli perché alcuni sono stati trattati, ma vedo che vengono ancora, sono ancora gettonati. Uno di questi, ovviamente, rispondiamo, ci chiedono se, non tanto se è prevista, ma se è stato richiesto, al Ministero dello Sviluppo Economico la possibilità, o comunque è stata prospettata la possibilità di allocare parte del contingente del gruppo 2 al contingente del gruppo A. Passaggio che sono poi i meccanismi di riallocazione della potenza, l'articolo del decreto è esplicito nell'individuare poi nei soli gruppi A e B la possibilità di riallocare la potenza non assegnata di uno dei gruppi all'altro. E il decreto esplicita anche con quale modalità, cioè richiede di effettuare una comparazione in termini di quello che è il costo calcolato per il contingente riassegnato all'altro gruppo. Quindi è così esplicita la formulazione della metodologia, per cui non abbiamo grossi dubbi sul fatto che la previsione del decreto, così come pubblicato, sia appunto di circoscrivere la possibilità di riallocazione ai soli gruppi A e B, quindi escludendo il gruppo A2.
Come dicevamo e come abbiamo visto, effettivamente la disponibilità del gruppo A2 e la numerosità dei partecipanti sul gruppo A e B immagino obblighi tutti a porsi la domanda sull'opportunità. Non di meno ci sono dei vincoli anche da disciplinare, cioè come fare, allora prima il gruppo B o prima il gruppo A, quindi di per sé non è così semplice ipotizzare una modalità, fermo restando che poi almeno per quanto riportato nel decreto non sembra esserci da parte del legislatore la previsione di riallocare la potenza non assegnata del gruppo 2 ad altri gruppi, quindi al momento non è chiaramente non consentito dalla norma questo. In merito invece all'inizio dei lavori, sappiamo che appunto il decreto prevede che la possibilità di accedere agli incentivi e di conseguenza di partecipare alle procedure di registro d'asta solo per quegli impianti per i quali non siano stati avviati i lavori, come risulta dalla specifica comunicazione all'ente preposto. Salvo due deroghe, quella per quanto riguarda gli impianti che hanno le caratteristiche per l'accesso previste per l'accesso diretto dal DM del 2016, e per gli impianti iscritti in posizione non utile, idonei iscritti in posizione non utile, quindi la cui richiesta era stata presentata sulla base del possesso di tutti i requisiti, di tutti i criteri all'epoca dichiarati, ci viene appunto per questi ultimi, quindi per gli impianti, diciamo, in tabella C del DM 2016, posto che la iscrizione fosse appunto idonea, ci viene richiesto se la deroga sull'inizio dei lavori era prevista solo per questa prima procedura o se varrà anche per le successive. Ma la formulazione del decreto non prevede poi che questa deroga venga meno nel caso in cui il soggetto ricadente nella deroga non abbia partecipato alla prima procedura utile, quindi non riteniamo poi che sia necessario per i soggetti che siano con caratteristiche di potenze costruttive tali da ricadere nell'accesso diretto o che siano risultati in tabella C l'obbligo di partecipare al primo bando utile, di partecipare a tutti i bandi utili fino all'ottenimento di una posizione utile in graduatoria. E quindi la deroga riguarda solo il fatto che questi soggetti, avendo espresso la volontà di accedere a dei meccanismi di incentivazione, possano avere iniziati i lavori in un caso, nel caso dell'accesso diretto, possono essere in esercizio, però la deroga del decreto riguarda questo aspetto, non ha previsto né prevede degli obblighi di partecipazione a tutte le procedure utili fino al conseguimento poi di una tabella A, e quindi in tal senso non riteniamo che sia necessario aver partecipato alla prima per mantenere il diritto. Una domanda correlata al tema è relativa alla possibilità di accedere alla tariffa del DM 2016, che è appunto prevista per gli impianti che entrano in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto, quindi che entrano in esercizio entro agosto del 2008, o 9 di agosto, non ricordo esattamente se l'8 o 9 di agosto del 2020. Ci viene chiesto se di fatto ci viene chiesto se l'impianto può comunque entrare in esercizio anche senza essere stato messo in posizione utile e partecipare poi a una procedura successiva, pur mantenendo il diritto alla tariffa del DM 2016, o se invece deve anche essere iscritto in posizione utile entro la data del 9 agosto del 2020. Ma anche qui, nel descrivere poi il decreto, quelle che sono le eccezioni rispetto alla regola generale, non fornisce ulteriore specificazione, quindi di per sé è un impianto che sia comunque per caratteristiche costruttive di potenza nelle condizioni di entrare in esercizio in una data qualsiasi
anche prima dell'aggiudicazione di una posizione utile, lo può fare e sulla base della data di entrata in esercizio avrà accesso alla tariffa spettante sulla base di quella data lì. Quindi per fare un esempio, un impianto idroelettrico che fosse poi entrato in esercizio prima della pubblicazione del decreto e che risultasse in posizione utile solo in data successiva a quella dell'agosto del 2020, a quale tariffa potrebbe accedere se non quella del 2016, visto che è entrato in esercizio ben prima di un anno della pubblicazione del decreto. Quindi i due fattori non sono correlati. L'elemento di attenzione in questi casi è sicuramente quello del fuoritempo. Va da sé che un impianto che sia entrato in esercizio a una determinata data, ma che non presenti poi l'istanza di accesso agli incentivi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione della posizione utile, incorre in quelle che sono le regole del fuoritempo. Quindi avrà una decurtazione del periodo di incentivazione pari al periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di presentazione della richiesta e avrà accesso alla tariffa spettante per quella che è la data di entrata in esercizio convenzionale, ossia 30 giorni prima della data di presentazione di accesso agli incentivi. Quindi quell'impianto convenzionalmente, se l'istanza di accesso agli incentivi viene fatta in maniera tardiva, avrà accesso alle tariffe 2019, non perché non avesse diritto a quelle 2016, ma semplicemente perché l'istanza è stata presentata tardivamente. Una domanda relativa alla documentazione che occorre trasmettere in riferimento al progetto autorizzato. Il GSE ha già specificato che, consapevole del fatto che talvolta gli elaborati di un progetto autorizzato possono essere molti e corposi, sono già state date delle indicazioni nell'allegato D in riferimento a quelli che possono essere quelli che sono, diciamo, i documenti fondamentali da trasmettere, quelli che invece possono essere omessi. Ci chiedono però se possiamo dare indicazioni più di dettaglio in merito. Questa è una domanda non semplice, nel senso che il suggerimento per chiunque debba predisporre il fascicolo per partecipare alle procedure concorsuali è di concentrarsi su requisiti e criteri e quindi di individuare nell'ambito della documentazione progettuale tutti quei documenti che sono utili a valutare le caratteristiche dell'impianto, quindi che siano caratteristiche costruttive, che siano caratteristiche in termini di quella che è la capacità di generazione, la localizzazione dell'intervento e quindi sicuramente sono utili le planimetrie sul catastale, sono utili le relazioni asseverate legate ai progetti, sono utili gli schemi elettrici unifilari che ci dicono poi effettivamente qual è la soluzione di connessione. Di base, probabilmente per quelli che sono la documentazione tecnica che attiene alle caratteristiche strutturali, come possono essere i calcoli per il cemento armato o calcoli per il dimensionamento, probabilmente queste non sono strettamente necessarie in questa fase. Anche qui, se quel documento o quella specifica relazione è funzionale ad attestare un criterio di priorità o un altro aspetto, chiaramente utilizzate il documento che è più idoneo e pertinente a dimostrare quello che volete dimostrarci. Non di meno i plinti di fondazione, i dati di fondazione e quanto acciaio e quanto cemento sia necessario per realizzare il basamento non è strettamente pertinente alla valutazione che facciamo in fase 1, anche perché i requisiti e i criteri che andiamo a valutare non sono legati a questi calcoli strutturali. E quindi in questo anche quelle che potrebbero, faccio un altro esempio, quelle che potrebbero essere valutazioni
su quelli che sono impatti da un punto di vista di rumore, quindi emissioni sonore, potrebbero non essere strettamente legate a valutazioni da fare in questa fase. Ribadisco, su quei titoli autorizzativi o progetti che siano particolarmente semplici o scarni, come quelle che sono attività assentite in edilizia libera, è possibile che l'intero progetto sia comunque necessaria alla valutazione. Per quelle che sono installazioni più complesse, che come possono essere le aste o progetti più complicati, buona parte della documentazione progettuale non è strettamente necessaria alla valutazione che facciamo in questa fase. Però non prendetelo come vincolo, cioè se effettivamente avete un aspetto da rimarcare che caratterizza l'intervento, allegate tutto ciò che ritenete sia utile a effettuare la valutazione. Avevo preannunciato che andavamo mano a mano su domande più complicate, complicate non soltanto per le risposte, ma forse anche per i partecipanti al webinar, perché parliamo di antifrazionamento e quindi dei famigerati articoli 5,2 e 29. Ci viene chiesto innanzitutto se per due impianti fotovoltaici, due più impianti fotovoltaici installati su unità immobiliari distinte, si applica la deroga all'antifrazionamento che era prevista per il quarto conto energia. E in secondo luogo ci viene chiesto cosa accade qualora in generale, nella fattispecie, ma anche in generale per quanto riguarda l'articolo 5, quindi le norme antifrazionamento, qualora il GSE riscontri le condizioni di applicazione, quindi la contiguità di due impianti o la condivisione del punto di connessione, qualora gli impianti sono riferibili ad un unico soggetto o a soggetti comunque riconducibili a livello societario. Appunto, ci chiedono cosa avviene qualora il GSE riscontri le condizioni di applicazione nell'ambito dell'istruttoria senza che queste siano state dichiarate dal soggetto. Allora, prima di tutto una premessa di contesto, nel senso che il riferimento all'antifrazionamento, alle norme antifrazionamento, sicuramente negli ultimi anni ha avuto delle evoluzioni dettate anche dalla diversa percezione che il legislatore ha avuto su quelle che erano state le installazioni effettuate ai sensi del quarto, quinto conto energia e dei decreti FER successivi. Quindi se nel quarto conto nel 2011 erano previste delle deroghe, nel 2016 l'articolo 29 richiede al GSE di indagare se due impianti, stessa fonte, riconducibili a livello societario a medesimo soggetto, abbiano la medesima cabina MTIAT o se si colleghino alla stessa linea MT. Quindi rifacendomi a un concetto che ho espresso prima, chiede al GSE di vedere oltre il POD in quella che è la parte di opere di connessione della titolarità del gestore di rete per accertare eventuali situazioni di frazionamento della potenza. E quindi direi che la previsione del quarto conto rispetto a quelli che sono gli attuali decreti FER è anacronistica. Sicuramente non, quella previsione non può essere applicata. Non di meno c'è un aspetto che non è trascurabile, a mio avviso, in questo decreto e che riguarda questo concetto. Che cosa determina l'applicazione del ricorrere dell'articolo 5? Che due impianti, stessa fonte, così vicini da essere realizzati su particelle catastalmente contigue, quindi da essere probabilmente indistinguibili come due impianti distinti a chi li guarda da fuori, e riconducibili al medesimo soggetto, possono comunque presentarsi in maniera autonoma e entrare in esercizio in maniera autonoma, devono dichiarare la potenza di somma. E questo, diciamo, come razionale del decreto è assolutamente ragionevole, perché il medesimo soggetto nel predisporre due installazioni così vicine, come dicevo, da non essere neanche distinguibile a occhio nudo, probabilmente avrà delle economie di scala nella progettazione, nell'ottenimento delle autorizzazioni, nel reperimento dei macchinari.
E quindi in questo senso l'aspetto che volevo rimarcare è che, non essendo la potenza, come nei precedenti decreti, un criterio ai fini della formazione della graduatoria, se ricorrono le condizioni di applicazione dell'articolo 5, l'unica eventuale penalizzazione che potrebbe avere un soggetto è quella di dover partecipare in asta piuttosto che al registro. Di base le penalizzazioni dovrebbero essere minime. E nel dire questo, sicuramente un aspetto da tenere in considerazione è che, ai fini dell'ammissione, l'unico aspetto da tenere in conto è quello di evitare di dichiarare una potenza articolo 5 non conforme qualora questa determini il superamento di soglie per la partecipazione al registro, e quindi di porre il massimo dell'attenzione se gli impianti che ricorrono in articolo 5 con la potenza di somma supera un diverso livello di stradamento. E l'altro aspetto da tenere in assoluta considerazione riguarda il fatto di porre l'attenzione rispetto all'articolo 5 se gli impianti si presentano in aggregato. Perché questa specificazione? Perché il decreto prevede che gli impianti in aggregato che ricorrono le condizioni di applicazione dell'articolo 5, ai fini dell'aggregato sono un impianto solo. Quindi un frazionamento della potenza che sia stato effettuato non in maniera fraudolenta ai fini di ottenere una tariffa migliore, ma ai fini di ottenere un criterio per la formazione della graduatoria, è stato vanificato dalla previsione del decreto, per cui degli impianti che ricadano le condizioni di applicazione dell'articolo 5 debbano partecipare come un unico impianto. Quindi potenziali criticità nelle fasi di valutazione da parte del GSE dell'articolo 5 non dichiarato da parte dei soggetti ci sono nei casi in cui l'impianto singolo abbia una potenza tale da partecipare al registro, l'impianto in articolo 5 abbia una potenza per la quale avrebbe dovuto partecipare a una procedura d'asta. In quel caso la mancata indicazione del ricorso alle condizioni dell'articolo 5 determina poi la decadenza, diciamo l'esclusione dell'istanza. E analogamente per impianti che non si siano dichiarati in articolo 5, per i quali il GSE individui e ricorre le condizioni dell'articolo 5 che si siano partecipati in aggregato, anche questo determina l'esclusione per quegli impianti che fanno parte dell'articolo 5. Quindi se due impianti in articolo 5, uno si è iscritto come aggregato di impianti e l'altro no, i due impianti sicuramente risultano esclusi, perché entrambi avrebbero dovuto iscriversi come unico impianto in aggregato, e quindi per poter legittimamente indicare quel criterio avrebbero dovuto iscriversi entrambi all'aggregato. Al netto di queste casistiche è verosimile che gli impatti siano minimi. Un'eventualità concreta può essere quella di rimodulazione della tariffa se effettivamente la somma di potenza delle due è tale da superare le soglie previste di 100-400 del decreto. Al netto di quello non dovrebbero poi esserci impatti tali da determinare l'esclusione delle richieste. Anzi, aggiungo che paradossalmente potrebbe verificarsi il caso che un impianto per il quale venga applicato l'articolo 5, quindi venga ridotta la tariffa, possa avere sì uno svantaggio in termini economici, ma un vantaggio in termini di graduatoria. Un impianto, perché appunto la minor tariffa costituisce criterio, quindi paradossalmente, vedendosi applicato la norma antifrazionamento, un gruppo di impianti potrebbe rientrare in posizione utile quando non lo sarebbe stato senza la denuncia. Sono i paradossi di una norma così complicata che non riesce a prevedere appunto che alcuni effetti che dovrebbero essere deterrenti possono addirittura poi diventare invece incentivanti o dare degli benefici agli operatori che adottano dei comportamenti elusivi.
Credo che abbiamo già risposto a più di tutte le domande di tutti i webinar precedenti, di tutti i decreti, almeno perché di solito se, per mia esperienza si risponde a due o tre domande, stiamo torchiando l'ingegnere Mandolini, ma io vi devo avvisare che lui potrebbe andare avanti in eterno, per cui diciamo, facciamo un'ultima domanda relativa, abbiamo 4 minuti prima della scadenza delle 12. Non abbiamo parlato di fideiussioni, ci viene chiesto simpaticamente cosa succede se al modello di fideiussione la banca alla quale ho richiesto ha aggiunto un punto e non specificano ovviamente cosa prevede questo punto. Quindi direi traduciamola più concretamente. È possibile modificare, apportare delle modifiche ai modelli di cauzione che sono stati indicati dal GSE in allegato al regolamento operativo o gli operatori si devono attenere al format e quindi tutta alla serie di dichiarazioni senza modificarle, senza aggiungere una domanda un po' retorica, ma sentiamo la risposta. Chiaramente l'indicazione di carattere generale è quella di non modificare i format, anche perché una modifica con l'introduzione di ulteriori specificazioni potrebbe, come ho anticipato nella presentazione, determinare delle modifiche alla struttura della fideiussione tale da non renderla escutibile prima richiesta o comunque da non prevedere le tempistiche minime disposte nel regolamento affinché ci siano i tempi per il GSE di restituzione alla provvisoria, acquisizione alla definitiva. Quindi una qualsiasi modifica del format di base determina il ricorrere delle condizioni per cui è plausibile che l'impianto venga escluso perché quella fideiussione non conforme. Nel dettaglio specifico di quali siano le possibili modifiche o se ci siano delle modifiche minimali, marginali al testo, questo non è semplice dirlo, anche perché anche i colleghi che non fanno parte della mia funzione, ma che si sono occupati di queste valutazioni ci hanno rappresentato, diciamo, una numerosità di casistiche per cui ipotizzare o che siano consentite delle modifiche sicuramente porterebbe a un numero di esclusioni consistente, perché lo sforzo di creare dei format è proprio quello, cioè di mettere il soggetto nelle condizioni di avere un esito prevedibile sulla base di un'istanza presentata. Quindi se la banca è così esperta da riuscire a riformulare esattamente lo stesso contenuto, che abbia lo stesso contenuto da un punto di vista legale e amministrativo, questo magari averne di banche così abili. Non di meno, se usate il format, evitate di mettervi in un impasse e di mettere noi nella condizione di dover valutare se il testo è effettivamente o meno rispondente a quanto abbiamo previsto. Bene, allora l'ultimissima davvero a grande richiesta, ci chiedono se gli incentivi del DMFR1 relativi al gruppo A2, quindi per gli impianti fotovoltaici installati su coperture in sostituzione di ettari di amianto, sono cumulabili con altri incentivi afferenti nello specifico lo smaltimento dell'ettari, quindi ad esempio i bandi INAIL o fondi regionali o altri incentivi però specificatamente legati alla sola rimozione delle. Appunto, l'ingegnere Racchetti aveva anticipato che ci sarebbe stata una progressione arrivando poi alle domande più complesse. Su questo singolo aspetto, noi per primi poi ci siamo posti la domanda nel vedere il disposto della norma. E posso condividere che almeno da un punto di vista di definizione di limiti di cumulabilità dell'articolo 26 del decreto legislativo 28, almeno per quello che è il contenuto, ci siamo sentiti fin dalle prime fasi di analisi confidenti nel dire che l'intervento di rimozione dell'Eternit è un intervento che viene effettuato su delle parti che non costituiscono impianto, quindi di per sé
la rimozione dell'Eternit, un intervento non viene fatto sull'impianto, mentre l'articolo 26 del decreto legislativo esplicita che le soglie di cumulo sono ammesse in relazione allo specifico intervento. Quindi se l'amianto non è l'impianto, una possibilità al cumulo l'abbiamo ipotizzata. Non di meno, siccome il premio ha un nome che è un premio sull'energia prodotta, ma previsto proprio per chi ha rimosso l'Eternit, quindi ha proprio lo stesso nome, ci siamo posti il dubbio e abbiamo avviato delle interlocuzioni con il Ministero che, almeno per quelli che sono i primi riscontri, sembrano essere possibiliste, nel senso che effettivamente la nostra ricostruzione sembra essere congruente con il quadro normativo. Per altri versi, un altro punto di vista è che effettivamente i limiti sull'accumulabilità siano sull'impianto, ma che non siano previsti nel decreto di incentivazione delle fonti rinnovabili limiti su un intervento di rimozione. Quindi anche qui una completa disamina prevederebbe anche di analizzare se gli incentivi premio sull'energia elettrica sono in conflitto con la ricezione di POR o di altri incentivi INAIL. Quindi per avere una risposta completa dovremmo vedere se entrambi i meccanismi sono compatibili tra loro. Diversamente, la risposta che posso dare a questo quesito è parziale. Come dicevo, le riflessioni che abbiamo effettuato al momento e condiviso con il Ministero non sembrano essere negative su questo punto. Fermo restando che se dovessero poi emergere degli aspetti tali da determinare le condizioni di esclusione o dei limiti, saremmo noi i primi a farci parte attiva con tutti i canali che abbiamo a disposizione, con le FAQ, con il CONTAT, con gli strumenti di cui disponiamo per dare un tempestivo riscontro a questo singolo aspetto. Bene, speriamo prima della conclusione della settima procedura di avere le risposte definitive per poterle poi appunto girare agli utenti. Io credo che abbiamo davvero messo sul tavolo tanti aspetti significativi, spero, sono convinto, utili per chi si sta affacciando al bando in corso e ai prossimi. La raccomandazione ovviamente per i quesiti futuri è quella, prima di tutto, di cercare se le risposte sono già state, quanto almeno in parte, fornite nel regolamento operativo e anche nelle comunicazioni poi successive che ha fatto il GSE. Vedi ad esempio le news, le due recenti sono state quelle di pubblicazione delle graduatorie, di apertura del bando, in cui in parte erano stati anticipati i contenuti che abbiamo meglio sviscerato questa mattina. In secondo luogo, quando poi ci dovesse rimanere la necessità di rivolgersi al contact center del GSE, l'ideale è circostanziare la domanda e appunto cercando di riferirsi quantomeno comunque già alle indicazioni fornite nei documenti ufficiali. Ovviamente per talune domande non è possibile, data la natura concorsuale delle procedure, avere una risposta esplicita o una risposta che comunque preveda di fatto una prevalutazione di quelle che sono le documentazioni. Ci sono per quello le istruttorie, quindi le indicazioni che possono essere fornite dal GSE sono comunque sempre di carattere generale. Penso che possiamo chiudere, quindi grazie a tutti della partecipazione e alla prossima procedura, sperando di poter annunciare che abbiamo risolto tutte le criticità e non ci sono state più esclusioni. Grazie a tutti e un saluto.